Io giro un po' la relazione che me era stata chiesta, perché se la faccio così come era stata chiesta non funziona. Però secondo, e la uso un po' per dire d'accordo, diciamo, abbiamo riscoperto che c'è il male nel nostro paese, c'è alcune forme che appunto hanno utilizzato alcune condizioni, rancore, però in effetti diciamo, l'entità di quello che è successo, i processi che sono attivi nel nostro paese, secondo me vanno un po' indagati. Non voglio dire che ci siano le ragioni per, però se non siamo un minimo analitici sui processi che ci abbiamo alle spalle, rischiamo di fare un errore di prospettiva. Cioè, Bannon funziona, d'accordo. La Lega avrà preso i dati, sì, d'accordo. Però, il nostro problema appunto è che la domanda della mia relazione è, ma beh, dico in due parole, questa parte la faccio molto rapidamente, anzi vado direttamente sui dati. Il nodo è che il nostro paese in questi anni ci sono processi di lunga durata che riguardano la formazione, le disuguaglianze e il mercato del lavoro che hanno completamente cambiato il paese. E questo è accaduto nonostante governi di centrosinistra e questo chiaramente ha creato un paese che in molti casi, ma lo dico con rispetto verso tutti, non conosciamo. Non conosciamo. Cominciamo da un dato banale, ha già detto Paolo, la crisi economica ha creato 5 milioni di poveri assoluti. Quando ero giovane con Paolo leggevamo i dati della Borsa Istat e in genere il dato era 3% della nostra popolazione. Noi siamo arrivati al 18%, arriviamo, scusate, al 9%, arriviamo a 5 milioni di individui, 5 milioni. Questo è successo con la seconda crisi economica, ma i dati Istat li conoscete, diciamo così, in maniera abbastanza... Ah, scusami, l'ho messa male. E questo chiaramente fa cambiare fortemente diciamo così, la percezione del paese. Diciamo che noi abbiamo, su questo non ci sono... Perfetto, adesso quindi... Diciamo, il nostro paese sul piano della formazione, comincio con il primo tema che appunto, sì, come appunto l'ho costruito, ma c'è i dati in cartella, è il paese che ha, diciamo così, un dislivello rispetto all'Unione Europea molto significativo, non soltanto sui laureati, che è il dato che noi conosciamo tutti, ma anche rispetto alla formazione, diciamo, della scuola superiore. E io qui sono stato, diciamo così, passatemi il termine, buono. Non ho messo dati, non vi faccio vedere tutti quanti perché diventa molto lungo, sui dati PISA, cioè i dati sull'efficacia dell'azione formativa nel nostro paese. Cioè un dato è quant'è la percentuale dei diplomati nel nostro paese, l'altro dato è quanto questi diplomati sappiano leggere, scrivere e far di conto. I dislivelli fra l'Europa e il nostro paese sono enormi, perché le disuguaglianze non sono soltanto disuguaglianze di tipo economico, ma anche di accesso ai servizi essenziali. Per capirci, i messaggi semplici che Bannon ha insegnato a scrivere funzionano anche perché dall'altra parte non c'è la scuola degli anni 60 e 70, quella che abbiamo fatto noi due per capirci, che non era più bella, era più noiosa e grigia, ma dava un'altra formazione, che era la scuola fatta, diciamocelo, dai padri costituenti. Perché sul tema, diciamo, non è mai troppo tardi, la famosa trasmissione televisiva, un'idea di Moro. È un'idea di Moro. Aldo Moro ha pensato di fare una trasmissione televisiva in cui si faceva l'alfabetizzazione primaria per le persone che stavano a casa attraverso il televisore e che magari andavano alle Acri a guardare il televisore, perché nei paesini era così, e facevano il diploma, anzi meglio, la scuola elementare e la media. Allora, noi abbiamo un duplice problema. Abbiamo net al 25% circa dei giovani, giovani che non studiano, non stanno sul mercato del lavoro, non fanno tirocini. Una parte che ha anche diciamo, terminato il ciclo, ma ha dati disastrosi rispetto appunto alle loro performance, è un'altra parte che è in dispersione scolastica. Questo è il mondo giovanile. Voi direte che tipo di consapevolezza, qua anticipo una battuta che faceva, poi ci torniamo sui dati rapidamente, faceva Don Milani. Don Milani diceva rispetto alla capacità di evangelizzare. Da bestie si può diventare uomini e da uomini si può diventare santi, da uomini, ma da bestie a santi, d'un passo solo non si può diventare. Perché questo è il nodo. Cioè, quando noi pensiamo di fare anche ragionamenti raffinati sul piano dell'accoglienza, noi dobbiamo capire quali sono gli interlocutori, quali sono gli universi individuali di questi interlocutori.
Io mi sono stufato, fatemelo dire con chiarezza, ma non perché io sono d'accordo con Benno, figuriamoci, lo dico, Paolo può testimoniare per me, diciamo, eventualmente, ma sono quando si dice il tema della percezione. In genere si dice, in Italia, l'avete letto recentemente, c'è un problema di percezione rispetto ai fenomeni. Per capirci, gli italiani pensano che l'immigrazione sia al 30%, l'immigrazione sia intorno al 10%. È vero. Io abito a Roma, in uno dei palazzoni che lei diceva, in cui le parrocchie ormai, diciamo così, sono... No, sto, diciamo, un quartiere un po' meglio verso, diciamo, Roma Ovest. Però se io prendo l'autobus la mattina, sul mio 791 la mattina alle ore 7 vi posso garantire c'è il 70% di immigrati, 70%. E quando torno il pomeriggio alle 18 circa, ho il 70% di immigrati. Se io non leggo l'avvenire appunto, ma diciamo al stento sento i titoli del TG4, a stento, e vivo una vita abbastanza faticosa, perché orari lavorativi, come sapete, chi sta peggio ha orari peggiori, e prendo quell'autobus, qual è secondo voi il dato di percezione dell'immigrazione? Il 10 o il 30? Hai già tanto che dice il 30, secondo me dovrebbe il 50, il 60, il 70. Dico questo non per dire, e vado sui dati, a questo punto lascio Don Milani, noi dobbiamo avere la consapevolezza, dobbiamo far crescere in noi la consapevolezza che il paese reale che è cresciuto intorno a noi è stato segnato da processi, e Paolo è stato straordinario, anche Simoni, di costruzione di alcuni... Cioè, il tema del rancore è differenziato. Il rancore degli esclusi assoluti è rancore puro. Perché queste persone, se sei un 55enne che abiti in periferia e non trovi prospettive di lavoro, voglio vedere che li raccontiamo. Voglio vedere. Poi ci sta il rancore, il Veneto, di zone in cui gli anni 80 e 90 avevamo promesso, e su questo cito Magatti, il turbocapitalismo, avevamo promesso il mondo, bastava investire e avresti avuto con i soli rendimenti finanziari la felicità e la fortuna, e invece no, c'è stata la crisi economica in mezzo, sono usciti dalla crisi economica, ma sono usciti con i bozzi, molti di questi, nel senso che le prospettive obiettive, pensate al mercato, soltanto il mercato della casa, obiettivamente avere l'investimento, diciamo così, edilizio non rende più come un tempo. Andiamo però sui dati, diciamo così, più sociali, che mi sembra interessante. Ne prendo soltanto alcuni, guardate, alcuni sono molto, molto interessanti, e questo voi non la vedrete. Questo è il ritardo dell'Italia sulle competenze digitali. In fondo, guardate che strano, in fondo vi trovate a quattro paesi, prima di noi l'Italia in verde, c'è l'Ungheria, guardate, poi dopo c'è la Grecia e Cipro, poi c'è la Polonia. Ah, prima ho dimenticato, prima dell'Ungheria c'è la Repubblica Ceca, i paesi di Visegrad. Sono quelli, sono tutti quelli, stanno in fondo. Ci sarà una correlazione? Ci sarà una correlazione in cui i paesi in cui la cultura complessiva del paese è più bassa, ci sono processi più facili di predicazione populista? Io non so se, diciamo, se c'è una correlazione certa, non sono un sociologo, però il dubbio me lo farei venire. La partecipazione culturale del nostro paese, perché il mio tema era sull'ignoranza, poveri sono ignoranti e quant'altro. Beh, è evidente, noi abbiamo appunto che, diciamo così, ne dico soltanto quelle più rilevanti, per quanto riguarda la partecipazione culturale noi siamo al 26% circa per quanto riguarda gli anni 2014-2015, si legge un libro, 4 più libri all'anno, il 22%, i quotidiani stiamo sempre al 24%, e questi dati sono vecchi, 2015, sono peggiorati in questi anni, quindi per capirci i giornali, che sono i luoghi di approfondimento sostanzialmente, sono un patrimonio del 20% della popolazione del nostro paese. E entriamo sulle cose che diceva il signor Simoni, attività gratuite, chi fa le attività gratuite? Guardate i dati, diciamo così, a parte la percentuale, diciamo così, non guardate neanche i dati assoluti, qua stiamo intorno alla punta massima, che sono i laureati, sta intorno al 25%, quindi sono molto bassi in realtà, sui dati Istat, i dati multiscopo, quella che si chiamava un tempo multiscopo. Quelli che fanno più volontariato sono i laureati, diplomati, di meno, quelli che fanno scuola media, fino alle elementari pochissimi, stanno sotto al 6%, sono gli occupati, sono gli studenti come fasce più alte, gli altri stanno sotto. C'è una correlazione molto forte
tra dimensione associativa, su questo ci sono gli studi statunitensi, ma no, vi risparmio, diciamo, andiamo per sintesi. Essere prosociali è una competenza. È una competenza sociale, non è che uno nasce prosociale così, diciamo. Pier Giorgio Licheri non è nato così, è stato costruito in anni di attività formativa in parrocchia, azione cattolica, impegno politico, ed è diventato Pier Giorgio Licheri. Noi non possiamo pretendere, appunto, infatti non a caso, e io sono d'accordo con l'amico Trevigiano sul fatto che appunto c'è una faglia nel volontariato, però già nel fare volontariato c'è appunto un minimo di competenza. Il problema che noi abbiamo adesso, il problema è che immediatamente il volontariato non risponde a valori, diciamo così, che erano la coinè, e su questo vado sulla coinè. Però vi devo far vedere... diciamo così, un dato che è drammatico. Queste sono mobilità sociale e disuguaglianza in alcuni paesi del mondo. In su, guardate sopra, c'è l'Italia, che quindi ha minore mobilità sociale e maggiore disuguaglianza. Abbiamo accanto, un po' più avanti, Stati Uniti e Regno Unito. Sotto, infatti non a caso, la Germania è in posizione migliore, e ovviamente, come sempre, in fondo alla scala c'è Finlandia, Norvegia e Danimarca. Ci sarà un motivo? Quando noi parliamo della retorica costituzionale, e su questo c'è un altro dato molto banale, se voi sommate, sono le elezioni dell'ultimo, diciamo così, l'ultimo round di elezioni, noi abbiamo pressoché il 70% di forze politiche che o sono nate dopo la Costituzione o sono nate sostanzialmente contro la Costituzione. Questo è il dato. Questo è un dato di realtà, e le elezioni sono una sorta di sondaggio istantaneo che ti dicono quale paese vorresti. Lasciate perdere poi le persone, quale paese vorresti. Questo è il dato, secondo me, sul quale ragionare solo in termini di precettistica sociale, sociale, oppure diciamo così, di confronto col passato non ci aiuta. Il paese è completamente diverso. È diverso per quelle ragioni, è diverso perché, vi faccio un esempio molto banale, la legge di contrasto alla povertà, che è stata spinta appunto dagli amici delle ACLI, da Caritas, da un'ampia congerie di soggetti che si chiama Alleanza contro la Povertà. L'Alleanza contro la Povertà è nata nel 2013, noi abbiamo cominciato a fare pressioni col primo governo Letta, che ha messo dentro la, diciamo così, il suo discorso introduttivo alla Camera il tema della necessità di fare un provvedimento contro la povertà. Peccato che il governo Letta non ha messo neanche una lira sulla povertà, nulla, proprio nulla, soltanto la Generalità Giovannini, l'allora ministro del lavoro, ha reso possibile utilizzare fondi europei per fare la sperimentazione SIA, sostegno per inclusione attiva, nei grandi centri urbani. Cambia scenario, governo Renzi, qual è il primo provvedimento? Gli 80 euro, non li giudico, cioè non dico sono sbagliati, non sono un economista, faccio un altro mestiere. Noi già stavamo facendo pressione su questo, perché dicevamo i dati di povertà sono già esplosi, e il governo Renzi sapeva che i dati di povertà erano esplosi, avevano superato il 10% in quegli anni. Allora, il governo Gentiloni lo fa sostanzialmente come ultimo atto del suo governo, sostanzialmente, perché di fatto, se vedete le date, soltanto a giugno del 2018 la misura è diventata universale, con però, fatemelo dire, livelli di investimento bassissimi. Inferiori sostanzialmente agli 80 euro. Allora, sarebbe stupido, sarebbe infantile immaginare che una legge più tempestiva avrebbe risolto tutto questo. Però è evidente che la totale sottovalutazione di fenomeni sociali così profondi hanno continuato a erodere credibilità alla retorica costituzionale. Perché prendete l'esempio dell'autobus. E voi dite, se mio figlio tanto sarà sicuramente tra quelli che appunto non avranno né mobilità sociale, quello lì, e che non, probabilmente appunto saranno comunque disuguali. Ma voi ci credete a una Repubblica così? Vi fa simpatia? Andiamo avanti. Io qua c'è una lunga parte che vi leggete e vi risparmio. Chiaramente ci sono strumentazioni per, diciamo così, lavorare, per costruire il nemico. Ve le guardate appunto. E diciamo così, è una straordinaria filosofa, la Nussbaum, ha riflettuto sul tema compassione e giustizia.
Lei dice il problema non è come inserire altre cose e persone in un sistema fondamentalmente egoistico, perché lei dice il nostro sistema, quello capitalistico, è egoistico. La questione è piuttosto come ampliare, educare e stabilizzare le menti di cura, concern, che sono già presenti, in particolare come costruire una cura stabile e veramente etica per persone che sono anche oggetti di bisogno e di risentimento e di rabbia. Lei parla negli Stati Uniti e non parlava in questi anni, parlava, diciamo così, questo è un libro, credo, dalla seconda metà, primi anni del 2000. Nel momento in cui la compassione fa la sua comparsa sulla scena, parte del suo lavoro è già stato fatto, perché nella misura in cui c'è riconoscimento della persona, ovviamente il riconoscimento della persona ci mette in grado di immaginare, non soltanto sul piano personale ma collettivo, di trovare risposte. Laddove invece si interviene contro questo tipo di riconoscimento, era quello che già Paolo ci diceva, e in genere i meccanismi sono la rimozione del fenomeno, lo stigma e la spettacolarizzazione dei soggetti. Faccio due esempi, proprio perché Monsignor Simone ha citato il fascismo. Il fascismo negava la povertà. Il primo atto, uno dei primi atti belli della Costituente, anzi dell'Italia, diciamo, post-costituente, è la commissione parlamentare sulla miseria in Italia e sui mezzi per combattere, che è del 51, perché finita la fase fascista si poteva parlare della povertà nel nostro paese, si poteva parlare, però c'è stata una grande rimozione. L'altra commissione, che è la commissione Corrieri, arriva negli anni 80, perché chiaramente, appunto, soltanto sulle, diciamo così, sulla, ovviamente un cattolico democratico, questa è la copertina della. L'altro tema è lo stigma. Evidentemente lo stigma è il concentrare la propria attenzione non tanto sui gruppi ampi. Infatti l'operazione non è sull'immigrazione, è sui clandestini, su, alla fine adesso si dicono anche i richiedenti asilo, però sono sotto i Rom, che non sono immigrati, però diciamo si sono considerati stranieri. Bisogna creare sottogruppi, e su sottogruppi creare appunto la letteratura che, diciamo, in qualche misura. E l'altro tema è la spettacolarizzazione, cioè quella di riuscire a immaginare sui singoli soggetti appunto fenomeni eclatanti. Gli immigrati che ballano e festeggiano dentro il CAS, piuttosto che, e sono tecniche, cioè nel senso che su questo, voglio dire, sono bravi, un bel avversario, diciamo così, non è di quello che un avversario che ragiona, diciamo così, in maniera troppo semplicistica. Cioè, la cito a questa cosa, è molto bella. Uno studioso americano che appunto ha studiato le favole di Grimm, è uno storico che raccontava come le favole di Grimm, che hanno molte immagini forti, diciamo così, nel loro, venivano utilizzate in maniera massiccia dai nazisti, perché dovevano sterilizzare, desensibilizzare con le narrazioni violente i più giovani. E quindi appunto l'idea che ci fosse, come dire, Monsignor Simone faceva quel bel esempio, chi ti dà il diritto di trattare male qualcuno? Ma se per te è normale che ci sia la violenza su qualcuno e ti viene fatto da bambino, quando non hai anche schermi, questo che ti desensibilizza rispetto al fatto che sia normale che si possa colpire, uccidere, stuprare, combattere con la forza un proprio nemico. Allora, mi fermo, questa è la sezione Destruence. Però dobbiamo anche capire, tornando per Giorgio Licheri come testimonial di una generazione, che non soltanto le condizioni di alcuni assi, le politiche sociali, le politiche scolastiche e quant'altro, sono stati abbandonati o comunque hanno un effetto sulle condizioni, diciamo così, più povere o anche quelle medie, disastrose. Accanto a quelle infrastrutture che sono un frutto post-costituzionale, c'erano, e c'è un bellissimo libro dal mio punto di vista di Fulvio De Giorgi che si chiama La Repubblica Grigia, una pedagogia civile, vale a dire soggetti che in maniera responsabile, a partire dai valori costituzionali, costruivano nelle forme diverse, nelle associazioni, nel sindacato, appunto forme di, come dire, alfabetizzazione che accanto a quella del maestro Lombardi educavano le persone a un'idea diversa, e appunto costituzionale, solidale, ispirata a quei valori, la coscienza civile del paese. Chiaramente queste operazioni, Fulvio De Giorgi fa questo lavoro, secondo me bellissimo, un libro di qualche anno fa, appunto studia come, anche con qualche ambivalenza, questi soggetti lavoravano su. Ci sarà un problema oggi, quando noi leggiamo che in due anni i sindacati hanno perso 500.000 iscritti? C'è un problema rispetto a come il sindacato fa il proprio mestiere, evidentemente, ma come
ci siano sempre meno spazi, e non parliamo delle nostre comunità, non metto dati su questo per carità di patria, che hanno minore capacità di presa sui mondi giovanili, non soltanto. Ma quindi la pedagogia civile, diciamo così, ed è che poi il tema, se volete, di questa riflessione di questi giorni, è attraversa fondamentalmente tutti gli anni 60 e 70 del nostro paese, non soltanto quindi l'immediato dopoguerra, ma l'azione, per usare dei simboli evidentemente, di Lorenzo Milani, che giustamente la Chiesa italiana, diciamo così, ha cominciato a ricordare. Ma che cos'è? È un ricco prete, ricco e sapiente, che si mette a fare quello che secondo lui era il primo passo per l'evangelizzazione, la scuola. Non vi tedio e vi leggo una cosa molto bella, questa è molto, ve leggo due, va, di Don Lorenzo Milani, e vado verso le conclusioni. Io invece, dice Don Lorenzo Milani, uso ogni parola come se fosse usata per la prima volta nella storia, come usano fare gli analfabeti e quelli che a loro si vogliono efficacemente rivolgere, perché chiaramente lui è un ricco, che infatti, come sapete, quando sta per morire, i suoi ragazzi che stanno intorno gli dicono: per la prima volta vi vedrete un cammello che passa per la prona di un ago. E così vi faccio ridere di pietà, dice ai suoi amici fiorentini, ma anche piuttosto oltre, magistrati, docenti universitari, e vi passate in un l'altro i miei scritti come vi passaste un oggetto bello intagliato nel legno di un selvaggio. Voi direte: perché ce la leggi? Ve la leggo per dire: Don Milani aveva scelto di stare da quella parte, lavorava con quelli che le parole non sapevano usarle. Voi mi dite quante forze sociali, soggetti organizzati e non, stanno a fare questo mestiere, ma ve lo dico anche della Caritas, potete criticarmi, noi riusciamo a fare dei pezzi di questo servizio, che sono quelli dell'aiuto materiale, dell'accompagnamento verso i servizi o quant'altro, ma noi non facciamo scuola. Vado avanti sempre su Don Milani, questa è quasi illeggibile, ma ve la riassumo, è molto bella, peraltro la trovate su internet, è Roberto Villa, uno storico che è di Dossetti, che tenta di capire se c'è un rapporto tra Don Milani e Dossetti. Ve la leggete. Ma Don Milani, che chiede in questa lettera a Menucci, magistrato fiorentino, di incontrare, di favorire un incontro con Dossetti, prova a conoscerlo, gli dice: ma voi perché scrivete per i ricchi? Perché scrivete sulle vostre belle riviste ma non parlate con i più poveri? Perché non state in mezzo a loro? Perché io capisco, dice, dovete giustificare, fare un lavoro politico, ma con quelli chi ci parla se non ci state voi? Ecco, questa è la grande rimozione, che i mondi, le élite, soprattutto a partire dagli anni 80 in poi, hanno fatto nel nostro paese, non solo nel nostro paese, vado avanti. Qua ci sono altre citazioni, altre grandi figure di pedagogia civile con i poveri, da Nino Dolci, Paolo Freire. Ecco, però arrivo all'altra parte. Paolo diceva c'è stato un tradimento. Christopher Lasch, che è un sociologo storico statunitense liberale, non era un uomo di sinistra, diciamo così, fece un libro negli anni 90 che era La ribellione dell'elite. E lui dice: le classi privilegiate sono sempre esistite, ma non sono mai state tanto pericolosamente isolate da quanto le circonda come oggi. Le moderne élite, da cui dipende il dibattito politico e nelle cui mani si trova il flusso internazionale del denaro e dell'informazione, hanno perso il contatto con la gente, sono ormai sempre più cosmopolite e migratorie, sempre meno legate alle collettività che governano. Non favoriscono più l'autogoverno delle comunità, non si preoccupano della distribuzione di proprietà e di ricchezze, né di quelle di idee e opinioni che costituiscono i prerequisiti fondamentali per la realizzazione della democrazia. Lascio dice negli anni 90 questa cosa, non la dice ieri, ma sono processi, quando dicevo, di lunga durata, e su questo vi invito, se volete fare un'altra lettura, a guardarvi Magatti. Magatti nel suo ultimo libro, confesso in questo momento un vuoto di memoria, che prosegue la sua riflessione sul turbocapitalismo, parla di élite estrattive nel nostro paese, cioè soggetti che non sono neanche i grandi capitalisti, ma sono le diligenze delle aziende, ma anche a volte, diciamo così, i medi imprenditori, soprattutto in alcune aree del paese, oppure semplicemente i dirigenti, diciamo così, della pubblica amministrazione, che non svolgono il ruolo, appunto, quello che diceva, di governare con uno sguardo lungo il paese,
Lo hanno fatto, soprattutto negli anni 80 e 90, in maniera appunto distruttiva e isolante. Il simbolo del ponte di Genova è questo, alla fine, è anche l'indagine di questi giorni. Un gruppo di persone che, nonostante le segnalazioni ricevute, sceglie di non agire, perché era troppo rischioso per la loro condizione e quindi hanno preferito rischiare tutto, piuttosto che rischiare la propria credibilità, i propri soldi, il proprio ruolo. Un film che in questo modo racconta, diciamo così, degli anni 70, era C'eravamo tanto amati, per chi non l'ha visto vado a vedere, è un film che racconta appunto una generazione di resistenti partigiani che si dividono e c'è una elite che diventa appunto l'avvocato del palazzinaro romano, Gassman, e invece un povero, diciamo così, abitante della periferia romana che fa la fila per avere la scuola dell'obbligo, la lingua, diciamo, che preferiva per suo figlio, che è Manfredi. Ma in realtà c'è un film un po' più stupido, però secondo me interessante, Come un gatto in tangenziale, Riccardo Milani, che vi consiglio, perché sviluppa il tema di divaricazione anche rispetto all'Europa. Cioè, il protagonista, appunto, albanese, è un tecnico, diciamo così, un esperto di politiche europee, si occupa di periferie e poi finisce per conoscere le periferie vere, quelle di Roma, appunto, diciamo così, è un quartiere, diciamo, che è nella zona ovest di Roma. Perché vi dico questo? Perché se noi non ci rendiamo conto che anche le forze politiche, diciamo così, tanto per Simone, Simoni non ho usato più le frasi, quindi del centro-sinistra, molto spesso hanno ragionato e hanno schemi culturali di questo tipo, per trovare soggetti che hanno la consapevolezza e la conoscenza dei territori, dei problemi, delle storie, delle sofferenze, delle difficoltà. Voi fate fatica, su 100 ne scartate 99, forse anche tutti quanti in alcuni contesti territoriali. Ma questo, fatemelo dire, può essere un problema anche per il volontariato. Perché, e vado alla conclusione, ho parlato anche troppo, bisogna riprendere un tema che proprio la Fondazione Partecipazione del Volontariato e il Centro Nazionale di Lucca aveva preso, che era quello appunto come costruire una nuova cultura popolare, solidale e competente con spazio comune, costruire la partecipazione nel tempo della vulnerabilità. Il tema è questo. Io infatti rinvio a quei lavori, Gino Mazzoli e altri, che secondo me hanno centrato negli anni della crisi, non casualmente, la questione di, in un tempo di vulnerabilità, come costruire linguaggi, modalità, partecipazioni nuove, non quelle del passato. Spesso le elite del volontariato, i gruppi dirigenti, hanno riproposto gli schemi del passato, in termini sia di leaderismo, sia di linguaggi e di stili, ed erano sostanzialmente inefficaci. L'abbiamo visto anche rispetto appunto allora, e chiudo su questo, e mi scuso forse per qualche minuto in più che ho preso, mi pongo una domanda. Con Stefano Tabolla ce la siamo posta, Presidente di Cessivonnet, sul tema dei giovani immigrati presenti nel nostro paese, come favorire per loro esperienze di cittadinanza e di volontariato, ma non per come una corvée, non come un peso in più rispetto alla loro vita, ma come uno spazio di cittadinanza. Noi dobbiamo porci la domanda perché i soggetti della solidarietà sembrano non essere del tutto attrattivi verso i mondi dei giovani esclusi, i mondi delle periferie, i mondi di quelli che non sono i fortunati per reddito, competenze, titolo di studio, residenza geografica, e quindi in qualche modo rischiano di non poter neanche avere la possibilità di un modo diverso di pensare non soltanto la politica o il volontariato, ma la vita. In questo senso, seppure rappresenta un grande problema, Caglia Siriana si è mossa molto, non soltanto sulla legge di contrasto alla povertà, ma anche sul tema è l'unica cosa che apprezziamo, forse è quella che apprezziamo di più del nuovo servizio civile universale, che è l'attenzione sui soggetti fragili. Come sapete, appunto, il servizio civile universale ha questo tipo di attenzione che, diciamo così, probabilmente, adesso dovremo capire appunto poi nella pratica come questo potrà realizzarsi,
potrà inserire ragazzi che hanno difficoltà, ma le difficoltà non sono soltanto quelle legate alle fragilità soggettive, sono anche quelle appunto legate al fatto che normalmente, se voi vedete i dati del volontariato, del servizio civile negli ultimi anni, sono legati ai diplomati e ai laureati, con una quota di laureati enorme. Se guardate i cosiddetti caschi bianchi, sono tutti laureati, peraltro a volte super masterizzati, persone, non ne parlo male, persone straordinarie, ma sono un pezzo piccolissimo del paese, un pezzo piccolissimo del paese. E il servizio civile paradossalmente poteva essere, è lo strumento, perché dal momento che riconosce un minimo di rimborso, diciamo, sui ragazzi, per socializzare anche ragazzi che non hanno risorse, che quindi non possono fare questo tipo di esperienze, diciamo così, o un po' meglio, farebbero più fatica a farle, perché non hanno famiglie che gli garantiscono del tempo per attività di questo tipo. Ecco, questa è una sfida, però la sfida è per tutti. La sfida è per tutti, e la sfida in realtà non è distante, chiudo davvero con quello che ci diceva per le parrocchie urbanizzate nelle città grandi, che le nostre comunità devono affrontare. Cioè come creare spazi alternativi di dialogo che non col giudizio, non con la precettistica normativa, ma con uno stile che appunto è quello di Isaia: non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata. C'è uno stile che è uno stile mite di dialogo con le persone, mite ma anche concreto, che evita la retorica costituzionale, non i valori, capiamoci, la retorica costituzionale, perché i valori ovviamente sono quelli che sono fondativi della storia pur travagliata di questo paese, e che sappiano ricostruire tessuti sociali, culturali, anche culturali, fatemelo dire, in grado di invertire il ciclo. Io credo ragionevolmente che non sarà un lavoro di breve periodo, ma io credo che sia un lavoro l'unico che possiamo affrontare nei prossimi anni. Scusate la lunghezza e grazie per l'ascolto. Sì, sono proprio un saluto a tutti voi e anzitutto un augurio a Licheri. Ci siamo sentiti al momento della chiamata al suo servizio, a questo servizio, lo chiamo tale, lo sottolineo, servizio, perché la sua vita ci testimonia questo e credo che sia una risposta, il termine servizio, educazione al servizio, sia la risposta anche a questo tema, no, che venivamo state trattando. Salutando Licheri, saluto anche il direttore Ricocchi, l'amico Giulio Sensi, il buttafuori, lui è a questo servizio grande della comunicazione, tutti voi. Caro fratello, allora, lui ha lavorato tanto su questo, ha pensato, ha riflettuto, ha aiutato la Chiesa italiana, noi vescovi, no? Ecco, e quindi tutti noi, quindi grazie a te fraterno. Esperto di vocazione, poi i tempi anche su questo. L'altro giorno un prete mi diceva, bravo prete, io ritengo i preti tutti bravi, tra l'altro, permettetemi questa non generica sottolineatura, bravo, perché stanno al pezzo e ci stanno, qualche sottolineatura è già stata fatta prima. L'altro giorno lui mi diceva riguardo alle vocazioni, no? Diceva, caro vescovo, noi vivremo un lungo, lungo autunno vocazionale. Era una riflessione che veniva dall'esperienza, dallo stare in mezzo alla gente. E quando si parla del discorso vocazionale, non mi riferisco solo ai preti, no? Perché per amore, io dico, ci si sposa, per amore si diventa prete. Per fede ci si sposa, per fede si diventa prete. E quel passaggio lì molto bello di Don Milani, no? La bestia, però l'uomo e poi il santo, l'uomo, se salti quello. E mi sembra, ecco, mi aggancio per una breve riflessione, perché mi ha colpito, perché ci credo a questo aspetto, c'è tutta una pedagogia
e riguardo proprio anche ai giovani, no? È lì il punto, no? Perché sono bestie e poi sono chiamati a diventare santi, ma non si può saltare l'umano. Quando io ero Giovanni Prete mi riprovorava il mio vicario generale, perché io dicevo l'uomo, diceva basta questo uomo, mi basta, io intendevo, capito? Sono 50 anni fa, e invece è qui il cuore di tutto, e credo che anche su quel passaggio appunto di Don Milani credo che si può incuneare, no, questo tema. Sì, anche io sono molto convinto, ecco, che, e non l'avevo pensato, però grazie, mi ha fatto riflettere sul discorso del rancore, perché sotto occhi di tutti, no? Invade anche me, se non sto attento, non so se rendo l'idea. Devo stare continuamente attento, non so se rendo l'idea, continuamente attento. Ma non è il rancore perché ti arrabbi la mattina con la moglie, che ne so, con i figli, no, non è quello, quello fa parte di una crescita familiare, ma il rancore sociale. E veramente mi ha illuminato, promesse non mantenute, i sogni infranti, E qui allora noi troviamo il nostro spazio, la grande responsabilità ecclesiale, no? Perché vorrei su questo anche, il nostro specifico. È bellissimo pensare che allora il rimedio a questo rancore, anche a questa causa, promesse non mantenute, e continuano le promesse purtroppo, no? E così via, la pedagogia del bene, è davvero, questi percorsi pedagogici, no? Sono, è il punto sul quale secondo me lavorare, percorsi pedagogici, e non mi fermo su questo,